Un anno di battaglie, di sacrificio e resilienza, un confronto di forza, talento e volontà che rimarrà impresso nei ricordi di coloro che scenderanno in campo per scrivere la storia. È giunto il momento di afferrare la gloria, superare i propri limiti per provare a inseguire il sogno tricolore. Amici di Sportinoro, dalla Borghesiana, benvenuti alla finale Under 15 Elite tra Grifone e Savio. Un saluto da Ruggero Gaetani ed Edoardo D'Angelo. Grifone che toccherà il primo pallone, attacca da sinistra verso destra, si parte, è iniziata la finale Under 15 Elite. Può salire schiena, ancio lungo, attenzione, buca, il tiro e la parata incredibile, il pallone che rimane lì, è grandissima occasione. Tanto il pallone che scavalca la difesa, prova a entrare in aria Roselli, il pallone che rimane lì e si salva il Grifone. Cortez, che inizio per il terzino sinistro, attenzione, poi c'è il tiro, il pallone che rimane lì, posizione regolare, e intanto era tutto fermo, sale in cattedra, poi il pallone recuperato da Rezzesi, dentro per De Rosa e c'è il gol, Savio in vantaggio, ha segnato Rezzesi, 1-0. Errore madornale di D'Alessandro, che era uscito benissimo, si era disimpegnato bene della palla, però l'ha messa centralmente e il Savio è stato molto lesto a riconquistarla e a mettere dentro e a portarsi in vantaggio quando siamo arrivati al 24esimo minuto. Amnesia fatale di D'Alessandro, che dopo un recupero si chiude questo primo tempo. Savio in vantaggio, il gol di Rezzesi al minuto 23. Lateralmente marcato, intanto parte il pallone tagliato, il pallone che rimane lì e poi in qualche modo si salva il Grifone. Lo salta, mette il pallone dentro, c'è il colpo di testa e l'intervento di Capanna per il numero 7, prova a passare, attenzione, Scala, prova il tiro, Scala, che cosa stava per fare Scala? Riparte Paliotti, il pallone corto, prova a staccare Lamieri e c'è il colpo di testa e il pareggio del Grifone con Plantemoli, ha pareggiato il Grifone. Bastante di Ramieri che prova a metterlo dentro, che palla che per poco non... De Rosa sempre a dare fastidio a Longo, entra in area De Rosa e poi c'è il tiro e il pallone, e intanto non c'è più tempo, finisce qui Savio Grifone, termina 1-1. Savio, grande palla per Ramieri che entra in area, la controlla, messo giù, calcio di rigore, parte Paliotti, la parata di Giannini che ipnotizza e tiene il Savio in vita, che prima l'ha vinto, vediamo adesso, parte Paliotti e il cucchiaio alla Zinedine Zidane, parte di Berri, la parata di Giannini, parte lui, la parata di Capanna e finisce qui. Vittoria del Grifone che per la prima volta acquista il titolo regionale ed è strepitoso Capanna che dagli 11 metri farà tutto ed è lui l'eroe di questa giornata perché è stato decisivo non soltanto nella lotteria dei calci di rigore ma anche nell'arco della partita, soprattutto al secondo tempo. Complimenti al Grifone.